Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Sto seguendo tutte le indicazioni per partecipare a questo evento del gruppo Nuvola Un amore di pasta madre. Questo è il Licoli che ho rinfrescato e portato al raddoppio, ne userò soltanto 60 grammi come da indicazioni. Ci verso subito tutti gli ingredienti, il latte appena stiepidito. Trovate naturalmente all'inizio tutta la descrizione che Rosa ci ha dato. Metto lo zucchero. Io ho preparato 3 uova perché le mie uova sono un po' piccoline, sono le mie, delle galline che hanno appena iniziato e quindi invece di 2 ne metterò 3 proprio perché sono piccolissime. Le sciolgo, quindi aggiungo anche le uova. Ho detto uova, ma sono tuorli, naturalmente. La farina l'ho messa. Ci metto anche il pizzico di sale. Poi la vanillina, io userò questo estratto che ho ancora da quando facevo i panettoni, anzi le colombe, scusate, così lo finisco di usare. E ho grattugiato un limone, l'arancia non me la trovavo, nemmeno la passata arancia, e quindi ho messo quello che avevo. Bene, vado a far girare in planetaria. Quando l'impasto si compatta, comincio a mettere il burro a pezzettini e poi faccio incordare. Eccolo qua. Ed ora lo metterò dentro la ciotola. Io gli ho dato anche una pirlata, mi mancava la pirlatura delle colombe e dei panettoni e quindi l'ho pirlato un pochino e messo nella ciotola. Questo è quello di Rosa, eccolo qua. Ora lo lasciamo lievitare fino all'80%, quindi non necessariamente al raddoppio, un pochino prima. A me ci sono volute 3 ore perché fa caldissimo. Questa è la crema che ho trovato in un supermercato dopo averne girati 3. Ho preparato lo stampino per fare le formine. Scusatemi la voce, con quest'aria condizionata un guaio. Bene, tutte queste indicazioni comunque per chi è iscritto al gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Le trovate sull'evento, basta aprire l'evento, andare sui commenti e trovate tutte le indicazioni che Rosa Di Fonso ci ha dato, quindi potete anche farlo il giorno dopo, quando volete, questo pan brioche. Non necessariamente lo dobbiamo fare tutti insieme. Bene, allargo l'impasto, è bellissimo questo impasto, veramente bello, soffice. Si maneggia molto bene. Io è la prima volta che faccio questa cosa con queste roselline, quindi non so se mi verrà perfetto come quello che ha fatto Rosa, però vediamo, ci provo. Lo abbasso un pochino di più. Ok. Allargo ancora. Delicatamente, senza spingere troppo. Allargo piano piano. Non deve essere proprio sottilissimo. Mi sembra che nella ricetta c'è scritto 8 mm, poi controllo, adesso non ricordo bene. Comunque, poi potete guardare nell'evento, naturalmente chi è iscritto al gruppo. Ok, vediamo lo stampino, questo mi sembra troppo grande, prendo quest'altro è di 7 cm di diametro, poi dipende da come volete farle grandi queste roselline. E comincio a fare le forme per le roselline. Ok, finisco tutta la sfoglia e poi tolgo i ritagli che serviranno a fare altre roselline. Queste
Qui di seguito vi metto qualche foto dei passaggi di Rosa. Ecco, qua vedete, queste sono le sue foto, il suo procedimento. Ha messo la cremina al centro e poi ha piegato, ha coperto fino a rotolare e a formare la rosellina. Ora vi faccio, continuo con i miei passaggi, così guardando il video magari riuscite a seguire bene. Tutti i ritagli poi li compatto e ci posso fare qualche altra rosellina. Le potete fare anche singole, in stampini piccolini. Ok, adesso farò come ha fatto Rosa, spero di riuscirci perché la prima volta la crema è molto, la dovevo mettere un pochino in frigo perché qui fa molto caldo, forse è troppo liquida, sì, andava in frigo. Bene, metto mezzo cucchiaino di crema, è buonissima questa crema, l'ho assaggiata, è veramente buona, è un guaio, io sto anche a dieta. Bene, adesso proviamo a fare questa cosa. Quindi copro soltanto la crema, quindi non intero fino a metà, vedete? Almeno sto facendo quello che ho visto dalle foto di Rosa. E poi, dalle foto e dalle descrizioni che ha messo nell'evento. E poi arrotolo, vediamo se riesco a fare questa rosellina. Il problema è che è caldo, questo è il problema, molto caldo. Ecco qua, vediamo un attimo. Sì, io direi che può andare, no? Che ne dite? Ora vado a mettere dentro lo stampo che ho preparato e continuo con le altre. Ok, bene, forse cambio lo stampo perché sto vedendo che è troppo grande, perché praticamente ci vanno all'incirca 6 o 7 roselline e credo che cambierò lo stampo. Sotto ci ho messo, come vedete, la carta forno, l'ho ritagliata e ce l'ho messa. Adesso mi regolo un attimino, ma se è grande cambio subito. Eh sì, queste dovranno lievitare ancora, però non ci siamo con la misura. E niente, ecco qua, ho messo uno stampo di diametro, questo a 21 di diametro. E ci stanno tutte. Vabbè, diciamo che ne ho fatte qualcuna più grande, qualcuna più piccola, però ecco qua le mie roselline. Le ho coperte e le ho lasciate lievitare ancora, ma sono bastate 2 ore proprio per le temperature alte, quindi regolatevi, si debbono gonfiare. Poi ho spennellato con il latte il tuorlo e ho infornato a forno caldo, naturalmente 25 minuti. Questo è il lavoro di Rosa, guardate, è perfetto, bello alto, eccolo qua, molto bello l'interno. Tra poco sforno anche il mio, vediamo se sono riuscita a farlo come si deve. Eccolo qua, ho sfornato dopo 25 minuti. Ora aspetto un pochino che si fredda un po' per vedere l'interno. Vi ricordo che trovate tutte le indicazioni sul gruppo Nuvola Un amore di pasta madre sull'evento. Naturalmente se siete iscritti, altrimenti fatelo. Bene, ora bisogna assolutamente assaggiare questo dolce. Quindi anche se è tiepido lo vado ad aprire. È profumatissimo, guardate, emana un profumo incredibile. Naturalmente si può fare anche con la marmellata, con altre cose, la prossima volta proverò. Eccolo qua, guardate com'è morbido.
Bene, sono soddisfatta, anche se non è bellissimo come quello di rosa, ma va bene così. Anzi, la ringraziamo per averci suggerito questa ricetta e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!